Buongiorno a tutte e tutti, sono Dario Braga, ringrazio il Presidente dell'Accademia delle Scienze per avermi dato questa opportunità e anche lanciato questa sfida, perché parlare di ricerca scientifica in quest'epoca di coronavirus e poi portarla nel contesto della disinformazione scientifica che pervade questo momento e tutte le conseguenze, insomma, non è cosa da poco. Per cui ho scelto un percorso molto personale, se volete un percorso biografico. Da ricercatore io penso che la ricerca scientifica, vivo la ricerca scientifica come un viaggio, in territori ovviamente non esplorati, e il mio viaggio personale è iniziato ormai oltre 40 anni fa ed è iniziato in questo istituto, l'Università di Bologna, il luogo dal quale vi parlo, adesso è il Dipartimento di Chimica Chamichan, e in un qualche modo c'era un segno già scritto sul muro, inciso sul muro anzi, sotto al tetto dell'Istituto Chimico Chamichan, insieme ai simboli dell'acqua, del fuoco, e c'è quello della terra che è rappresentata da cristalli. E io mi occupo da allora, da quando ero studente, mi sono laureato in questo istituto, di chimica dello stato solido. Ovviamente è un viaggio, la ricerca, ma è un viaggio che non si fa da soli, si fa in compagnia nel campo della ricerca scientifica, e i compagni di viaggio, meglio che sia gente a posto, molto motivata. Vedete qui il gruppo con me fotografato in questo momento. Metto questa foto anche per sottolineare fin dal primo momento come il distanziamento sociale sia completamente antitetico rispetto al modo di procedere nella ricerca scientifica. Lo capite meglio ancora in questa recentissima immagine del gruppo. Qui la ricerca si fa insieme, la ricerca si fa per affiancamento, si fa per trasmissione del sapere dal senior al junior, dal dottorando al laureando, dal sinistra al dottorando, eccetera, eccetera. Questa è la ricerca, come si fa almeno nel campo che conosco io più da vicino, che conosco ormai molto bene da diversi anni. Dico questo perché noi ci occupiamo di stato solido, come ho detto, ci occupiamo di crystal engineering. Non lo traduco in italiano perché ingegneria cristallina nel nostro lessico ha un significato leggermente diverso, ma per buona sostanza noi ci occupiamo di produrre materiali solidi che abbiano un'applicazione, una loro utilità. Quindi, in questo senso, il settore di cui ci occupiamo noi è una chimica che va attraverso i confini delle varie discipline, è realmente cross borders. Il mio viaggio mi ha portato, qui vado molto veloce, da cambiare, spostandomi da diversi topics dall'inizio alla fine, stato chimica dello stato solido, polimorfismo, solvenzione, solvent-free, ma soprattutto in tempi più recenti, e voi capirete tra un momento perché faccio questo lancio, in tempi più recenti, insomma, negli ultimi 10-15 anni, ci siamo cominciati a occupare molto più strettamente di materiali solidi per applicazioni in campo farmaceutico, alimentare, agroalimentare e tutte le implicazioni che questo ha, che ci ha permesso di attivare collaborazioni importanti. Qui si è rappresentata il gruppo insieme al professor Ciulli del Dipartimento di Biotecnologie, in cui abbiamo lavorato in campo agrochimico, ma non solo questo, trattandosi di una scienza che parte dalla scienza di base per arrivare alla scienza applicata, non sorprende che già ormai 15 anni fa abbiamo lanciato come gruppo di ricerca una spin-off, che adesso è un'azienda che va tranquillamente per i fatti suoi e che dà lavoro a 20-25 giovani che si sono laureati negli anni passati. Insomma. Questo per rappresentare veramente in 2 minuti un ventaglio di competenze e anche di passione nel campo nel nostro campo di ricerca scientifica, ma anche per lanciare il tema, il primo dei temi di disinterpretazione, di cattiva informazione,
se volete, di ignoranza che c'è nel campo quando si parla di ricerca scientifica. Questo, per esempio, è quello che succede quando si vuole, oggi siamo tutti in ansiosa attesa e purtroppo la stampa è piena tutti i giorni di scoop di un genere o dell'altro, di farmaci contro il coronavirus o di vaccini contro il coronavirus. Però non tutti sanno che per portare un farmaco mediamente dal laboratorio, il nostro o quello di un'azienda farmaceutica, al mercato, cioè lo scaffale della farmacia, ci possono volere in media 12, 13, anche 15 anni. Non solo questo, quindi capite come la prospettiva del farmaco ad hoc è abbastanza illusoria, chi racconta queste cose già fa un primo pezzo di fake news. Ma la cosa ancora più significativa, che spero che non c'è bisogno di essere chimici per capire, è qua scritta qua in fondo. Solo una ogni 10.000 molecole che vengono sintetizzate alla fine sopravvive i meccanismi di test preclinico fino ad arrivare prima che queste possano diventare farmaci. Perché dico questo? Perché non sfugge l'enorme impatto, l'enorme sforzo finanziario di uomini, mezzi, insomma, che sono necessari per affrontare questo tipo di filtro, che però ci garantisce alla fine che il farmaco che poi andremo a utilizzare serve per curare quella determinata malattia e non ne causa invece delle altre più gravi, esperienze in passato sono state ovviamente. Quindi questo è il primo punto. L'industria farmaceutica ha bisogno di molti anni e di molti soldi per produrre nuovi farmaci. Questo grafico che sto mostrando mette in scala costi, tempi e ricavi, ma soprattutto lo mostro perché vi faccio vedere questa parte sottostante del grafico. Questo vi indica rispetto all'anno 2000, quindi che il numero di nuove molecole, cioè il numero di nuovi farmaci, è andato progressivamente diminuendo. Si fanno sempre meno nuove molecole, perché i tempi e i costi della loro produzione e emissione sul mercato sono altissimi. E questo mi consente di entrare nel secondo tema, visto che la ricerca scientifica per nuove molecole è estremamente costosa, e il secondo tema è quello che ovviamente è molto più facile curare, che è molto più facile prevenire che non curare, ma curare è molto più remunerativo, no? Per cui uno dei grandi equivoci che si crea dietro al tema che è stato creato dietro al tema dei vaccini è quello dell'industria farmaceutica, e questo lo leggete anche adesso quotidianamente sui giornali o comunque sui social. I vaccini sono un modo per l'industria farmaceutica di fare un sacco di soldi senza offrire reali protezioni. Il tema dell'antivaccinismo è un tema delicato perché crea subito un divide molto netto, favorevoli e contrari. Per fortuna i contrari sono molto pochi, i favorevoli l'hanno capita. Adesso in questo momento di Covid è molto difficile trovare degli antivaccinisti in giro, sono una specie che è sparita un po' dall'ala, ma aspettano solo l'occasione per rialzare la testa. Andrebbe detto loro, ricordato loro, che l'antivaccinismo ha un'origine precisa e nasce da una truffa, come tante altre di queste operazioni di disinformazione scientifica. Era il 1998 quando il medico inglese Andrew Wakefield, qui nella foto, insieme ad altri colleghi, pubblicò su una delle riviste più prestigiose nel campo medico, Lancet, un articolo molto importante in cui si creava un collegamento tra autismo e somministrazione del vaccino trivalente. Questo creò un grande interesse, potete immaginare, un autentico tsunami che investì prima l'Inghilterra e successivamente il mondo intero, creando quell'ondata di antivaccinismo di cui soffriamo ancora adesso. In realtà ci voleva poi l'azione di un giornalista scientifico, Brian Lea, che andò a spulciare le carte e scoprì che nel momento in cui Wakefield alzava questa palla sul tema del rapporto autismo
e vaccini, aveva anche depositato un brevetto per un nuovo vaccino contro il morbillo. Non solo questo, quindi conflitto di interessi, vabbè, ma molto peggio, aveva falsificato sostanzialmente i dati della pubblicazione di cui vi ho parlato per sostenere la sua tesi. Insomma, in realtà molti di questi dati erano semplicemente falsi. Il che portò l'Ordine dei Medici Britannici a radiare Wakefield nel 2010, ma ancora di più, non ancora di più, anche la rivista Lancet a fare un'azione che in genere è molto impattante nel campo della ricerca della pubblicazione scientifica, cioè a ritirare un articolo pubblicato dicendo che questo articolo era falso, era sostanzialmente sbagliato. Per cui questo rapporto tra vaccino e autismo è completamente saltato, la comunità scientifica lo sa da moltissimo tempo, però, come sapete tutti, il tema Novax continua a imperversare. Eppure che non mancano le prove a sostegno dei vaccini, questa per esempio è una di quelle che io preferisco, è stata pubblicata da Burioni, che ormai è diventata una star, insomma. Nel suo libro sui vaccini e mostra, mette a confronto due comunità molto molto simili, insomma, separate nel 1945 alla fine della guerra e riunificate solo in tempi più recenti. Comunque, il vaccino contro la poliomielite fu introdotto nella Germania dell'Est 2 anni prima che non nella Germania dell'Est, e come potete vedere da questo confronto, in maniera molto plastica, la Germania dell'Ovest continua ad avere migliaia di malati di poliomielite, mentre la malattia era stata debellata nell'Est. In Italia avviene la stessa cosa. Questo è il grafico. Ringrazio il collega Luciano Attardi del Sant'Orsola per queste 2 o 3 slide, perché vedete qui come negli anni, insomma, negli anni 60 la poliomielite è stata di fatto debellata e cancellata. Questo per i vaccini. Non mancano neanche i dati economici. L'idea che il vaccino sia più remunerativo che non curare è anche questo facilmente confutabile. Qui c'è un confronto tra il costo della terapia, della cura di un caso di morbillo rispetto a quello che può costare un intero set di 17 vaccinazioni, insomma, che prevede 17 malattie. Nonostante questo, prevale la comunicazione negativa sui vaccini, e se voi andate a confrontare l'ammontare di informazione negativa in rete sui vaccini e anche distribuiti per fasce di età, vedete che in tutte le fasce di età l'informazione negativa è più abbondante che un'informazione positiva sul caso, sull'importanza positiva del vaccino. Non è l'unico tema, ovviamente, quando si parla di pseudoscienza, ahimè, uno dei più drammatici come risvolto è quello delle pseudoterapie. Non è il mio campo di lavoro, io sono un chimico, sono un medico, però mi interessa richiamare questo fatto perché ha dei collegamenti, che poi alla fine vedremo cosa ci porta a concludere, ha dei collegamenti anche con diciamo, la falsificazione introdotta da Whitefield che ha attivato il problema dei vaccini. Mi riferisco per esempio al metodo Stamina. Metodo Stamina ha anche questo riempito le piazze, creando non di pochi imbarazzi, e soprattutto creando anche dei forti sostenitori dalla politica. Insomma, la politica si accoda sempre, spesso si accoda, diciamo, a questi movimenti di popolo. In realtà anche il metodo Stamina è stato poi debellato, diciamo dimostrato nella sua falsità proprio da interventi di stampa, perché la rivista Nature, insomma, che è nota a tutti quanti, perché ci sono stati giornalisti che sono andati a verificare che, per esempio, nei brevetti presentati dal comparso Vanoni, state addirittura copiate delle immagini da una pubblicazione di scienziati russi e ucraini per sostenere l'importanza dell'uso di queste cellule staminali. Insomma, anche in questo caso interessi economici molto molto forti utilizzati per poi lavorare sulla persuasione della gente in condizioni peraltro di grande difficoltà, perché quando si ha a che fare con malattie
di tumori, sono perfettamente equipato vado avanti, è anche molto velocemente. Situazione analoga, ma forse più diversa, con il tanto famoso metodo di Bella. Il metodo di Bella era anche questo un enorme richiamo mediatico verso la fine, verso l'inizio del 2000, così, furono coinvolti diversi ministeri, fu attivata una sperimentazione clinica ufficiale e alla fine della sperimentazione ufficiale si dimostrò che in realtà il metodo di Bella non era assolutamente efficiente, anzi insomma, non c'erano prove a sostegno dell'utilizzo di questo. Cito il metodo di Bella anche perché trovo interessante citare menzionare il fatto che lo stesso Umberto Eco si è occupato. Umberto Eco nel libro che scrisse nel 2006, A passo di gambe, che guerra e caso il populismo mediatico, anticipando molte delle cose che stiamo vedendo oggi, scriveva: il caso di Bella è stato un trionfo della fiducia magica nel risultato. Ahimè, si potrebbe continuare a lungo il metodo Hammer, non voglio dilungarmi per trattare il carico con le vitamine, fino, cito questa come riassuntiva, insomma, le dichiarazioni del nostro collega, il collega del Sant'Orsola, intervistato qualche tempo fa, dichiarava, sconsolato, c'è un sottobosco terrificante di fasulle di natura. E queste purtroppo hanno conseguenze per persone fortemente particolari, laddove ci sono ancora delle possibilità di intervento. E questo mi porta a entrare dritto nel tema del giorno, insomma, che è il coronavirus, ma voglio ricordare che ciarlatani esistono sempre. Se andate su Wikipedia, la definizione di ciarlatano è quella di una persona che esercita pratiche dei guaritori o si approfitta in modo simile della buona fede delle persone allo scopo di ottenere denari o altri vantaggi grazie a false promesse. E quindi arriviamo ai tempi nostri. Il coronavirus non poteva che cogliere, che stimolare, diciamo, un grande vanesse di pseudoscienza, ovviamente sta stimolando, questa è una cosa buona, anche uno sforzo mondiale, globale di ricerca scientifica, sia nei laboratori pubblici, sia nei laboratori farmaceutiche, per risolvere il problema che ha dimensioni, come sappiamo tutti, giustamente, ha dimensioni pandemiche. Il coronavirus però, appunto, associato alla pandemia del virus, è scatenata una infodemia, così l'hanno chiamata i colleghi Grandi e Piovan in un post recente nel blog di Fabio Mignore. C'è un contagio informatico che è andato di pari passo con il contagio virale. È un punto molto importante, perché dietro a questo contagio informatico sono partite una gara di seguimento alle bufale, al punto che lo stesso Ministero della Salute è stato in questo caso costretto ad aprire una pagina ad hoc sulle bufale in merito al Covid-19. Le cito, se volete, col sorriso, insomma, è anche un po' triste, che si può infettare bevendo l'acqua del rubinetto, si permette per via alimentare, quindi metto due o tre mascherine sono più protetto, le zampe dei cani possono veicolare il coronavirus, fare un bagno caldo previene il Covid, e le scelte sono alcune, se hanno contatti con soggetti positivi si possono prendere dei medicinali che prevengono l'infezione. Questo ricorda qualcuno molto molto importante nella scena mondiale che prende medicine convinto di prevenire l'infezione di virus. Tutto questo ovviamente è falso. È falso che il coronavirus sia stato creato in laboratorio. Da più parti è stato dimostrato che le caratteristiche del coronavirus, come quelle di altri virus di questo genere, hanno
origine naturale che corrispondono in cosiddetta zoonosi, stato di specie da animali all'uomo. Così come è falso che i farmaci antivirali possono prevenire l'infezione contro il coronavirus. Sempre sul suo ridere, il coronavirus sulle scarpe resiste 9 giorni, anche tutto questo è falso. Insomma, perché? Perché nello sforzo che poi la politica fa, non solo, è la ricerca del colpevole. E quindi qui ci si è divertiti moltissimo. Questo sito della Cornell Alliance for Science ricorda le 10 teorie di cospirazione più interessanti. Andatelo a vedere, qui c'è il link, è molto divertente di per sé. Però il padre, noi stessi in Italia abbiamo avuto il caso che è stato ripreso dalla stampa più volte, che il virus che è stato creato nel laboratorio cinese, sentito da capo, da Burione, insomma, e anche a livello ufficiale del conto. Ma altre conseguenze, avete visto, sono state date per le fiamme le antenne del 5G in Inghilterra, in UK, una strana interpretazione che attribuiva al 5G la possibilità di portare, di potenziare l'effetto del virus. Oppure i vaccini, ovviamente non c'è da stupirsi se ci sia qualcuno, IP web, raccolta di pubblicità, numero di click che contano, insomma, che scrivono, dichiarano che i vaccini sono in realtà il veicolo per l'intossicazione del virus. Quindi quello che viene, si parla di forzature pseudoscientifiche che servono a dimostrare la teoria dei germi del contatto, addirittura negata, facendo un paio di salti indietro, probabilmente all'epoca medievale, che ci sia la possibilità della trasmissione di virus o di batteri dall'uomo all'uomo. Si sono mossi in tanti, qui per esempio c'è stato addirittura necessario un gruppo di scienziati italiani denunciasse apertamente il buio online complottisti per il danno che questo causava poi alla gente e anche alle aspettative rispetto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale o alle scelte che la politica doveva fare, il ministratore doveva fare per limitare i danni. L'effetto sulla scientocrazia, cioè quest'idea che parte della situazione attuale, non tutta, molta parte, piccola parte, viene in realtà una cessione di potere della politica alla scienza, è un tema che trova molti metri a parte. Voglio entrare in questo perché mi chiederò molto più tempo, ma trova molte voci anche di un certo peso ai noi e vengono ascoltate, ripresi dalla stampa, insomma, lo Stato desidererebbe che ha risalito il terrorismo prevalga, ecco, l'invenzione di un'epidemia che possa scrivere questo davanti a oltre 300.000 morti nel mondo in questi primi 3-4 mesi dell'anno, insomma, è abbastanza paradossale, però viene scritto e viene riportato, si parla come se questi fossero gli effetti della limitazione delle libertà. Il lockdown dal quale stiamo uscendo fosse un effetto fosse infatti un'opera per controllare le persone o le loro menti o le loro decisioni. Peraltro, questo l'ho raccolto proprio per chiudere un giorno fa, visto che viene spesso richiamato il fatto che in Svezia il lockdown non c'è stato, e se si va a vedere i grafici delle morti per coronavirus in percentuale rispetto alla popolazione, si scopre che la tanto conclamata apertura della Svezia in realtà percentualmente sta causando più morti addirittura che non negli Stati Uniti. Insomma, non importa, quello che conta è che ci sia una disinformazione
Allora, il punto sulle conclusioni può solo cercare di toccare in maniera molto impropria, insomma, da un'angolatura, da un punto di vista molto particolare, che è quello di un ricercatore scientifico, insomma, di un ricercatore chimico, e di vedere quale ragionamento può essere fatto. Allora, intanto sgombriamo un attimo il campo da un equivoco. Non è un problema di oggi. Ciarlatani, gonzi, furbetti, fanatici sono sempre esistiti, non c'è storia, ovviamente, dal pizzolaio magico, insomma, in poi abbiamo una vastissima letteratura su questo tema. La differenza è chiaramente oggi la fa la rete, non dico nulla di particolarmente nuovo, la fa la rete perché un ciarlatano è un ciarlatano che parla a 10, 20, 50 persone e la rete rende questo ciarlatano tantissimi ciarlatani, gli dà una risonanza enorme, vastissima, e danno la propagazione appunto come quella di uno tsunami. Cause e concause, cosa possiamo fare noi che lavoriamo nell'ambito della scienza, della cultura, in ambito accademico? Intanto riconoscere il problema, e uno dei primi problemi è che tutte le informazioni sui social hanno pari dignità, sia che si tratti dell'opinione dell'amico incontrato al bar, anche se adesso con lo scorso di distancing è un po' più difficile, o che si tratti di uno che lavora in questo campo da tutta la sua vita. Soprattutto questa pari dignità è dovuta al fatto che le informazioni scientifiche o pseudoscientifiche in rete arrivano scollegate dalle fonti. La prima cosa che insegniamo a qualunque studente che viene in tesi qui in un settore scientifico è che quello che dovrà scrivere nella tesi deve in primo luogo citare la letteratura, citare le fonti, la prior art, perché nulla di quello che si scopre oggi può essere fatto senza, può essere raccontato senza raccontare che cosa lo ha portato al punto di oggi. Quindi ragionare, riportare i risultati di qualunque genere senza la fonte, senza il dato, è sostanzialmente è un modo per diffondere delle false informazioni. Poi c'è l'effetto della stampa, un'informazione, anche quando è un'informazione presentata con i se, con i ma, con i dubbi tipici della scienza, si risuppone, si presuppone, si ipotizza, e una volta che diventa il titolo di un giornale, il presuppone, tutta la parte soft, insomma, delle informazioni viene tagliata e quello diventa un titolone, abbiamo un nuovo vaccino, era ieri su un giornale che non cito, perché mi sta cominciando a diventare antipatico, peraltro, il vaccino viene sperimentato negli USA e in UK, perché non in Italia? Ok, è assolutamente un paradosso, pensate alle cose come sono state all'inizio. Poi, dietro di questo, non dimentichiamo, c'è il valore commerciale. I siti complottisti, i siti bufalisti raccolgono peraltro tristemente moltissime pubblicità, quindi portano denari e tanti più click si vanno a fare. Andate a vedere i siti dei terrapiattisti se volete divertirvi e scoprirete che delle aziende insospettabili fanno pubblicità su chi sostiene che la terra non è tonda ma è piatta, insomma c'è un valore commerciale. Non dico niente di particolarmente forte. E ovviamente dietro all'ultimo nella fila, ma non minore, sono gli interessi politici, gli operatori politici, che ovviamente vanno dietro, a volte in maniera molto critica, o a volte anche in maniera critica, ma in maniera ipocrita, vanno dietro alle mode, alle pseudomode o ai complottismi perché fa comodo in quel momento, si ritiene che faccia comodo. Ok, che pare quindi? Beh, la storia è un po' complicata. Siamo davanti a una tempesta perfetta, un mix perfetto. Abbiamo interessi economici, commercio, pubblicità, varie forme di fundraising. Andate a vedere quante fondazioni esistono che raccolgono fondi per pseudoterapie. L'adesione a critica sui social, le cerchie, i gruppi che se la fanno e se la raccontano tra di loro. E infine gli interessi appunto politici, con senso elettorale. Questa combinazione perfetta rende, a caso ho scelto il coronavirus come simbolo, rende virale la diffusione delle pseudoinformazioni, della cattiva scienza. Quindi si tratta di affrontare il problema
della disinformazione scientifica, esattamente come si sta affrontando il tema della pandemia del virus, del coronavirus. Come quindi? Ebbene, esattamente come si fa con il virus e i batteri. Servono quelle cose che si stanno insegnando dal giorno, dal tempo più uguale zero di questa pandemia. Serve igiene, servono anticorpi e servono vaccini. Gli anticorpi possono venire solo da una formazione scientifica, quello è compito nostro, scuola, compito dell'università. Dobbiamo insegnare più scienza, far capire meglio come si fa la ricerca, che cos'è la ricerca scientifica, farla vivere di più ai più giovani. Ovviamente l'igiene viene solo creando la condizione nel paese che renda svantaggioso il sostegno alla diffusione di finta scienza, rivelando le falsità quando queste vengono messe in circolazione, vengono utilizzate dalla politica e dalle cose. E allora si può scoprire che molte aziende potrebbero non aver piacere che si venga alla luce che stanno sostenendo con la loro pubblicità dei siti che, per esempio, promuovono falsità scientifiche e dannose per la vita. E poi ci sono i vaccini. I vaccini possono solo venire dalla divulgazione, dal contrasto continuo in rete, in qualunque ambito, quindi un compito nostro, è una maggiore attività, uscire dai nostri laboratori, uscire dalle nostre stanze e cercare di lavorare di più nella diffusione di una cultura scientifica, proprio come contrasto, come vaccinazione, rispetto alla diffusione di pseudoscienza e di disinformazione. Il resto, questo così chiudo con questo piccolo richiamo, è quello che ha portato ormai oltre 300 studenti dell'Università di Bologna a riunirsi in un gruppo, che si chiama Parliamone Ora, che si è dato proprio questo compito. Raccoglie questa sfida, siamo pronti, ogni qualvolta è necessario affrontare un tema scientifico di qualunque genere, in qualunque ambito, visto che l'Università di Bologna per questo ha un spettro di copertura veramente ampissimo, noi ci siamo e possiamo intervenire nelle scuole, nei quartieri, in tutte le occasioni che questo è necessario, proprio come azione di contrasto militante alla diffusione di disinformazione. E questo è tutto, e vi ringrazio per l'attenzione.